Paola Cortellesi e Jasmine Trinca sono due delle interpreti del meraviglioso Boccaccio dei Fratelli Taviani. Allora, innanzitutto vi devo per forza chiedere qual era il vostro rapporto con il Decamerone prima che i Taviani vi chiamassero per questo film. Ma il rapporto più stretto c'è la Jasmine, ho capito. Quando ha studiato, quando vero? Quando ha studiato. Poi diventa la somara. No, però... no, è vero. Però in realtà... io ho avuto la fortuna nel mio incontro scolastico con dei grandi insegnanti di amare terribilmente sia il Decamerone che tanta poi poesia e prosa dello Strinnove e tante altre cose, per fortuna, insomma. Quindi ho avuto un bellissimo incontro con la letteratura italiana e in qualche modo quindi anche avevo ripreso adesso in mano il Decamerone per questo film. Quando poi in realtà quello che Paolo e Vittorio Taviani hanno fatto è raccontare il Decamerone, sì, però per raccontare qualcosa di noi e qualcosa della nostra epoca. Paola? Ma io avevo reminiscenze scolastiche. Mi ricordavo la sua novella. Vabbè, perché quella che rimane più in breve, quella si studia di più, si legge di più, non so, anche perché insomma ha un bellissimo significato, mi ricordavo quella. E io non l'ho ripreso in mano per il film, nel senso che ho chiesto a Paolo e Vittorio come dovessi poi comportarmi, se dover interpretare io interpreto una badessa chiusa in un monastero nel 1300, insomma. Una rea femmina, però. Una rea femmina, tra l'altro. Che si chiama Usimbalda. Adesso te questo ti fa molto ridere, però si chiama Usimbalda, così l'hanno chiamata. D'altro canto. E perciò gli ho chiesto come dovessi interpretare questo ruolo, e loro volevano, appunto, vedi, ne parlo come se fosse uno, perché poi in realtà loro sono veramente simbiotici. E loro mi hanno spiegato che volevano che fossi naturale, che il significato di questa storia uscisse fuori nel modo più naturale e forse anche più contemporaneo. E poi, vedendo il film intero, ho capito questo, nel senso che loro volevano raccontare la contemporaneità dei temi già affrontati da Boccaccio. Ecco, a proposito di questo volevo chiedervi, nel 1300 scappavano dalla peste questi giovani per salvarsi dall'oscurità. Secondo voi oggi i giovani da che cosa dovrebbero scappare per salvarsi? Beh, l'idea purtroppo spiacevole alla base è di dover scappare. Dopodiché, ecco, proprio mentre lo dicevi, mi è venuto in mente che per la situazione, diciamo, di stallo e crisi in cui siamo, che non è solo crisi economica, perché magari fosse solo economica, è una crisi di idee, secondo me, soprattutto. E tanti se ne vanno dall'Italia, no? Quindi anche soltanto per trovare... un percorso per i propri studi, per il proprio lavoro, per la propria realizzazione. Gli stessi ragazzi che sono raccontati con gli abiti d'epoca adesso sono costretti a cambiare paese, perché in questo paese, ad esempio, la speranza rispetto alla realizzazione personale, ma non egoistica, la realizzazione personale, diciamo, che poi riguarda tutta la comunità, sta altrove. Sì, vedendo recitare i novellatori, vedendo sullo schermo i novellatori, che sono i ragazzi più giovani del cast, e in cui chiaramente vediamo i giovanissimi, anche quelli che citava appunto Jasmine, cioè i ragazzi che stanno magari studiando, che hanno appena terminato gli studi e scelgono di andarsene, loro malgrado, mi venivano proprio in mente i ragazzi che devono abbandonare il paese e la speranza, di quelli che si muovono a 20 anni senza speranze, che non hanno fiducia nel futuro e che si muovono con disillusione, insomma. Sentite, non è facile fare un film, cioè non è consueto, non facile, fare un film in costume in Italia e poi con i Fratelli Taviani. Volevo sapere la magia di recitare con quei costumi, con quelle parrucche. Com'è stato per voi? L'avete trovato divertente oppure era un po'... vi portava un po' fuori dal mondo?
Beh, al contrario, secondo me invece è facile. Cioè, quando ci si trova in un ambiente così protetto, non nel senso che loro non spingano gli attori, le cose, sono due registi molto esigenti, molto forti, non sono per niente, come dire, così tranquilli, hanno veramente un'idea di quello che vogliono. Però è più facile, nel senso che la storia c'era, era scritta meravigliosamente, già secondo me con uno sguardo cinematografico, proprio già a leggerla era un film. E poi tutto il resto che è cornice, però è anche cornice bella perché tra i costumi di Lina Taviani, no? Meravigliosi. Sì, è bello, è divertente ed è, sono d'accordo con Jasmine, cioè è più facile. È più facile perché poi per quanto mi riguarda, quando si è chiamati a giocare, più è a giocare, più si è più i confini sono stretti, quindi tu sei dentro un qualcosa che è molto lontano da te. È più facile giocare. Questo riguarda forse molti altri attori, insomma, per quanto mi riguarda è assolutamente così. Ed è stato facilissimo con loro, nel senso che poi sono esigenti, sanno quello che vogliono, ma sono come tutti i grandi maestri, le prime persone che ti mettono a tuo agio e vogliono tirare fuori il tuo meglio. Per farlo non c'è altro modo che farti star bene, farti stare bene e avere fiducia in te. Dunque, la condizione ideale per lavorare.